Ben ritrovati ragazzi in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui per iniziare un nuovo progetto insieme, una nuova avventura insieme. Ovviamente il protagonista di questo progetto, di questa avventura, è il nuovo allenatore del Manchester United, Ruben Amorim. Questo progetto durerà una settimana, inizierà oggi, sabato, e finirà sabato prossimo. In questi 7 giorni io caricherò svariati contenuti, ovviamente non tutti i giorni, ma una volta ogni 2, una volta ogni 3. Devo ben capire come scaglionare bene i video. Oggi siamo qui per reagire alle prime parole di Ruben Amorim da allenatore del Manchester United. Sì, perché ieri ha fatto la sua primissima intervista e c'è da dire che ha detto delle cose veramente molto importanti, o perlomeno ha toccato dei punti molto importanti, soprattutto per noi tifosi, perché ha parlato del sistema di gioco, ha parlato della sua proposta, della sua idea di calcio, ha parlato dei suoi obiettivi, dei giovani, eccetera, eccetera, eccetera. Io vi lascio nel primo commento fissato, e se mi ricordo, anche in descrizione, il link per guardare l'intervista, ma non solo, vi lascio anche un secondo link dove l'intervista è stata trascritta, quindi potete semplicemente leggerla, tradurla tramite Google, molto semplice. Quindi vi lascio 2 opzioni: o ve la guardate in formato video o ve la leggete. Nel prossimo episodio di questa breve avventura, se così possiamo chiamarla, affronteremo l'aspetto tattico, forse il punto più importante, perché andremo un attimo a capire insieme come lo Sporting giocava sotto Ruben Amorim e come il Manchester United potrebbe giocare con il mister portoghese. Quindi sarà veramente un video molto importante. Non so se lo farò uscire martedì o mercoledì. Io, se vedo il giusto supporto su questo video, faccio uscire proprio immediatamente il video analisi. Non vi perdete neanche un minuto di questa breve avventura, perché dopo il video analisi sullo Sporting uscirà un video molto molto bello, dove io non voglio fare spoiler e spero con tutto il cuore che si possa realizzare quello che ho in testa, perché ancora sto cercando di lavorare, sto ancora cercando di capire se si riuscirà a realizzare. E sabato sarete voi protagonisti, perché io lascerò a voi la possibilità di scrivere i vostri dubbi, le vostre certezze, le vostre idee a livello di formazione, di acquisti, eccetera, 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 tutto. Tutto quello che pensate su questa nuova era, che siate tifosi o non tifosi dello United, io raccoglierò tutti i vostri pensieri in questi giorni e sabato cercherò di rispondere a tutti, o perlomeno alla maggior parte. Quindi iscrivetevi, attivate la campanella, cercate di rimanere sul pezzo, perché poi se arrivate alla fine vi perdete un po' il gusto, anche perché questo progetto poi verrà ritirato su tra un paio di mesi per capire cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato, cosa bisogna cambiare, cosa invece deve continuare. Detto ciò, io vi auguro una buona visione, perché Ruben Amorim di cose ne ha dette veramente tante, quindi bisognerà un attimo prenderci il nostro tempo. Non so quanto durerà questo video, ma credo parecchio. La domanda d'apertura è stata quella classica, perché gli è stato chiesto perché ha scelto il Manchester United e lui ha risposto bene, perché a me la sua risposta mi è piaciuta, ma allo stesso tempo mi è piaciuta di più la risposta che lui ha dato un paio di giorni fa in Portogallo. Sarà perché quella di ieri era una risposta preparata, infatti mi è parso molto automatico in quel momento lì, mi è parso una persona un po' robotizzata, sembrava che stesse leggendo, perché quando gli viene chiesto perché ha scelto il Manchester United, lui risponde in maniera molto meccanica, cioè delle risposte che ha dato anche lo stesso Ten Hag. Io credo che questa sia una roba preparata ormai per pubblicità di facciata, per cercare di far vedere che tutti dicono la stessa cosa, non lo so. Lui comunque ha detto che ha scelto il Manchester United perché è un club enorme, è uno dei migliori in Inghilterra, uno dei migliori al mondo, che non si può rifiutare, eccetera, eccetera, eccetera. Vi dico che a me, come ho detto prima, mi è piaciuta molto di più la risposta che lui ha dato in Portogallo, perché lì non era preparata. Lì c'è stata la provocazione del giornalista portoghese e lui ha risposto di rabbia. Quando il giornalista gli fa questa domanda provocatoria, dove gli chiede: ma perché hai scelto lo United? Perché stai andando via dallo Sporting? Perché stai facendo questo? Lui risponde, e vi lascio il link del video, sempre nel primo commento fissato, lui risponde con rabbia, ma allo stesso tempo anche con tanto amore per la scelta che
fatto. È emerso un club che in 7 mesi sapevo che se lo avessi rifiutato non l'avrei avuto. Sapevo che avrei lasciato lo Sporting in 6 mesi e quindi potevo arrivare a questo punto della mia vita. Mi dispiace, è difficile affrontare questo. La delusione di tutti i giocatori dello Sporting e il fatto che avrei potuto fare un brutto passo nella mia carriera rischiando o aspettando la fine della stagione senza un club. L'unico club che volevo, l'unico che mi dà fastidio. Lo sai? Quindi sono arrivato a un momento della mia vita in cui ho dovuto decidere, ho deciso e ora devo accettare quello che devo accettare. E a un certo momento dice una frase che a me mi è rimasta nel cuore, perché lui a un certo momento dice: ma mi ha chiamato l'unico club che mi ha incasinato. Cioè, queste sono parole da un allenatore così passionale, che stiamo parlando di un allenatore che vive di passione. Quella è stata veramente una vera risposta da uomo che vive di passione. Invece da noi ha risposto in maniera molto automatica. Dispiace, perché avrei voluto sentire un pizzico di più di passione. Però vabbè, questa è una roba di facciata che fa sempre lo United per far vedere alla gente che siamo il club più grande del mondo, uno dei più grandi del mondo, quando non è più così. Lui ovviamente durante la prima risposta cita i vari dirigenti, i nuovi personaggi, le nuove persone che fanno parte del progetto. E quindi che fa il giornalista? Il giornalista incalza, dice: quando dici la gente, perché lui ha detto io ho scelto il Manchester United anche per le persone al loro interno, per la gente che c'è all'interno, quindi il giornalista dice: quando dici la gente intendi Omar, Dan, tutti coloro che ora fanno parte dell'impianto Manchester United. E lui risponde: naturalmente, ho sentito una connessione, vogliamo fare qualcosa di speciale nel club, quindi penso che fosse un punto chiave. In pratica lui dice: io ho scelto il Manchester United anche per quello che mi hanno proposto, perché la loro proposta va in linea con la mia idea di calcio. Questo è un bene, vi dico che è un bene, perché lo capiremo dopo, perché lui fa capire a tutti qual è la sua idea di calcio e il fatto che siano in linea ci fa ben sperare. Poi cita ovviamente Cristiano Ronaldo, il giornalista, anche qui per ripulire l'immagine del club. Io ormai li conosco troppo bene, perché il giornalista chiede: qualcuno ha detto che Cristiano Ronaldo ti ha chiamato il poeta, è vero? Sì, ma è una cosa divertente, perché quando parlo penso di parlare con il cuore. Questa era una domanda che non serviva, che è stata fatta un po' anche qui per ripulire quella che era un'immagine un po' sporcata in maniera ingiusta da parte proprio dell'uomo citato sulla domanda. Poi gli viene chiesto anche dei suoi ricordi del Manchester United, perché non so se lo sapete, ma Ruben Amorim ha giocato contro di noi da calciatore parecchi anni fa. In una partita c'era pure Ivans titolare, quindi pensate un po' voi Ivans quanta esperienza ha. E lui risponde che è stata sì una bella esperienza giocare contro lo United, ma allo stesso tempo è stata anche brutta, perché lui vuole sempre vincere e in quei casi contro di noi non ha mai vinto. Poi ovviamente lui incalza sul discorso dei tifosi, perché quando il giornalista gli chiede: vuoi usare il potere della folla ora che comandi tu? E lui, ragazzi, è innamorato della folla. Lui allo Sporting ha cercato in tutti i modi di riattivare i tifosi e c'è riuscito. Lo Sporting ha avuto sempre una piazza molto calda, perché tutti i tifosi portoghesi sono caldi, tutti, ma lui è riuscito nell'impresa di aumentare ancora di più il calore, le urla, l'amore dei tifosi. Difatti negli ultimi 2 anni giocare in casa dello Sporting è infernale, è veramente una cosa infernale, perché i tifosi non stanno mai in silenzio, i tifosi proprio sovrastano il gioco. Quindi lui ricercherà questa cosa anche allo United, e questo a noi mancava, perché ultimamente i tifosi sembrano un po' morti. Ma come giusto che sia, un tifoso che vede la propria squadra perdere 3-0 col Tottenham, 3-0 contro il Liverpool, pareggiare col Twente, perdere 6-3 col City, perdere, fare figuracce a destra e a sinistra, è normale che prima o poi il tifoso ti sostiene, sta lì, ma non canta più, perché è sfinito, perché non avrei cantato neanche più io. Cioè, non io che sto qui, alcune volte ho proprio avuto quella sensazione di arresa, cioè già mi ero arreso ancora prima che iniziasse la partita. Quindi immaginate
allenarmi allo stadio in un momento dove stai perdendo per l'ennesima volta con 3 gol di scarto contro una rivale, cosa canti? Non canti più. Quindi lui cercherà molto questa cosa e mi auguro che riesca un po' a riattivare una folla che era pazzesca. Perché ai tempi di Sir Alex, Old Trafford era una corazzata non solo per i giocatori che scendevano in campo, ma era una corazzata proprio per i tifosi. Cioè era infernale giocare all'Old Trafford. Adesso è diventata una passeggiata. Quindi lì ci deve lavorare molto. E dopo aver detto che lo stadio è fantastico, che i tifosi sono fantastici, che l'ambiente, che il Manchester United è fantastico, quindi le solite cose un po' per... come giusto che sia, un po' per farsi vedere bene da tutti, arriva una domanda molto importante, una delle più importanti per me. Io l'aspettavo, speravo che qualcuno gliela facesse e gli è stata fatta. Vuoi un legame forte tra l'Accademia e la prima squadra? Lui risponde: penso che sia importante perché molte persone ora parlano del 3-4-3 e del 4-3-3 e di tutta quella roba. Non è il sistema o la formazione, è il carattere dei giocatori, è il modo in cui vedono il club. Quindi dobbiamo concentrarci su questo prima di tutto, su come giochiamo, su come premiamo, pressiamo. Ditela un po' come volete. La cosa più importante per me in questo momento è creare i principi, l'identità e il carattere che avevamo in passato. Questo per me, e questa ragazzi per me, è una frase veramente molto importante. Soprattutto se la uniamo a quella che lui ha detto all'inizio. Quando lui ci ha detto che ha scelto il Manchester United anche perché la società viaggia con lui, alla stessa linea di pensiero. Quindi questo significa che ora il Manchester United non sta cercando di vincere trofei, non sta cercando di puntare a portare a casa l'argenteria. Il Manchester United ora sta puntando a creare un'identità, un carattere, dei principi. Questo ragazzi è importante. Poi gli viene chiesto: qual è la tua filosofia calcistica? E lui risponde: in una parola, squadra. La squadra è la cosa più importante per me. Se lavori di squadra, il talento individuale brillerà. Dobbiamo avere un'identità. Quindi risottolinea questa cosa. Questa cosa che noi tifosi dello United abbiamo chiesto a Ten Hag. Un'identità che purtroppo abbiamo visto, sì, ma a tratti, in maniera troppo incoerente. Tutti la devono pensare allo stesso modo, correndo indietro, giocando, divertendosi. Questo è ciò che mi spinge. Posso dire la cosa popolare, che è vincere. Tutti vogliono vincere. Io voglio vincere con i miei giocatori, con i tifosi, ma con un'identità, con un'idea. Questa è la cosa su cui sono sempre concentrato. Quindi come detto anche in precedenza, lui sottolinea nuovamente questa cosa. Lui non vuole vincere senza l'identità. Lui prima vuole puntare a dare un'identità alla squadra. Quindi il suo obiettivo per ora è questo. E il giornalista ovviamente gli chiede: quindi che tipo di cultura lavorativa cerchi di creare nel club? Ed è sempre stata la stessa? O è qualcosa che hai adattato man mano che ti sei sviluppato come allenatore? E lui dà una risposta che non va assolutamente sottovalutata. Beh, non conosci il mio passato da giocatore di football, ma ero un giocatore che giocava in qualsiasi posizione. Quindi ho giocato come terzino destro, terzino sinistro, difensore centrale, centrocampista, ala, numero 10, numero 8. Non ho giocato come portiere attaccante. Quindi ero un giocatore di squadra e per me questo è importante. E anche perché ero un giocatore di squadra, a volte dovevo restare in panchina. Quindi so tutto, so quello che provano i miei giocatori. Quindi quando penso a una squadra, penso a ogni giocatore. Ai tifosi, alla sensazione, è tutto nella mia mente. E questo ragazzi è importante perché lui da calciatore ha avuto delle esperienze che l'hanno un po' segnato. Lui non era sicuramente un giocatore forte, non era un fuoriclasse, ma come ci ha spiegato era un giocatore che ha vissuto la sua carriera in modo molto confusionario. Ha giocato varie posizioni, è dovuto stare più volte in panchina, quindi le sensazioni... La frustrazione di quando stai in panchina, la frustrazione di non giocare nel tuo ruolo, nel ruolo che ti piace, la voglia e lo spirito di sacrificio. Lui ha provato tutto nella sua carriera. E quindi questo può sicuramente aiutare molti giocatori dello United
che non hanno ancora quell'idea. Ci sono dei calciatori dello United che hanno 27, 28, 29 anni, che se tu li sposti, gli dici invece di fare l'esterno oggi fai la punta, piangono, perché non gli piace fare quel ruolo, non si sacrificano per la maglia. E se vi devo dire la mia, io sono convinto che quest'uomo possa riuscire nell'impresa di cambiare la mentalità di alcuni calciatori dentro lo United, perché è giovane, ha 39 anni, cioè è giovanissimo ragazzi, è un allenatore che fino a un paio di anni fa era un calciatore a tutti gli effetti, quindi conosce determinate dinamiche, è il nuovo mondo, cioè lui fa parte della nuova generazione di allenatori, quindi ha anche un modo di approcciarsi totalmente diverso. Lo vediamo anche dall'abbigliamento. Voi direte che è una cosa stupida, ma non è stupida. L'outfit è la prima cosa. Cioè, quando tu incontri una persona, quando tu conosci una persona, la prima cosa che tu guardi è proprio il modo in cui si veste. E Amorim non si veste in modo estremamente elegante. Ci sono state delle situazioni dove si è vestito in maniera elegante, ma è molto più casual, è molto più sportivo, è molto più amichevole. Ha un outfit molto più amichevole. Cioè, quando lui è arrivato a Carrington, è arrivato in felpa e jeans, cioè come se fosse un calciatore. Quando Ten Hag arrivò a Manchester, arrivò in giacca, in camicia, tutto tirato, tutto preciso. E questo ha portato un po' quel... A primo impatto il giocatore vede Ten Hag e dice sì, sergente, nel senso questo comanda. Con Amorim invece l'impatto è ben diverso, perché tu vedi un uomo di 39 anni che ha 10, 15, 16 anni più di te, poco più con Ivans, pochissimi anni di differenza, in felpa, si presenta in tuta, senza alcun problema, lo vedi molto più casual, e questo crea anche quella sorta di rapporto amichevole. E per me serve questo, perché lui deve riuscire ad entrare nella testa di alcuni calciatori. Sarà difficile, ma per me ce la può fare. Voi direte che il discorso sull'outfit è una stronzata, per me non lo è, perché se io adesso vi faccio la domanda: perché tutti preferiscono Klopp a Guardiola, anche se Guardiola è più forte? Cioè, quando tu fai una domanda a un qualsiasi amante di questo sport e gli chiedi preferisci Guardiola, non più forte, preferisci Guardiola o Klopp, la maggior parte delle persone ti diranno Klopp, perché Klopp ha costruito un'immagine su di sé, è l'uomo del popolo, è l'allenatore del popolo, è l'allenatore della gente, dei tifosi, degli amanti di questo sport. Fatevi una domanda di come si è riuscito a creare questo immaginario. Uno dei punti riguarda proprio l'outfit, perché se Klopp si fosse vestito sempre in giacca e cravatta, l'etichetta di uomo del popolo, ma neanche lontanamente. Il fatto che si sia vestito sempre in tuta, in maniera anche molto confusionaria, no? Perché non è stato mai un uomo retto, preciso, sempre molto confusionario, capelli un po' scapigliati, l'ha reso un po' l'uomo del popolo, perché tu lo vedi e dici cacchio, questo si veste come me, è casual come me, non ha indumenti così tanto costosi. Poi vabbè, non è vero, perché poi vai a vedere quanti soldi prende, quanto lasciamo perdere, però è anche quello è stato un punto importante. Però era un esempio per farvi capire quanto l'outfit conta a livello di messaggio. Vabbè, proseguiamo. Giornalista gli chiede: quindi a metà stagione quali sono le tue priorità chiave? Sappiamo che abbiamo bisogno di tempo, ma dobbiamo vincere. Dobbiamo vincere le partite, ma la cosa più importante per me, e ricalca di nuovo, è l'identità. Quindi fin dal primo giorno inizieremo con la nostra identità. Naturalmente stiamo andando a preparare i giochi, ma ci concentreremo molto sul nostro modello di gioco. Come si gioca, come si preme, queste piccole cose, piccoli dettagli. Non puoi andare al 100% su ogni dettaglio, perché sarà fonte di confusione per i giocatori. E questo messaggio era da mandare Erik ten Hag adesso, mandateglielo, perché lui per me ha creato confusione proprio in questo. Ha cercato di buttare dentro degli schemi tattici uno dietro un altro, i giocatori non ci hanno capito niente. Quindi se devo dire una cosa, il mio obiettivo principale, il primo obiettivo, è l'identità. Lui continua a calcare sta cosa perché è fissato, cioè lui vuole già subito, cioè lui sabato vuole che i tifosi guardano la partita e dicono cazzo, ma come stiamo a giocare? Cioè questo è un gioco, è un qualcosa. Poi perdi o vinci, a lui non interessa adesso. L'interesse di Ruben Amorim e dello staff è quello di proporre. Cioè tu da tifoso ti devi mettere lì, ed è quello che chiedevo, perché io non chiedo di vincere l'argenteria adesso, io non chiedo di vincere i trofei, io mi voglio mettere a sedere su questa fottuta sedia, guardare
la partita, chiudere il match, spegnere la televisione, registrare il post partita e dirvi: cazzo, come abbiamo giocato? Abbiamo giocato a calcio. È questo quello che voglio io adesso. Perché poi in un processo, se tu giochi bene, prima o poi i trofei arrivano. Perché arrivano. Quindi la prima cosa che si deve fare è creare un'identità. Poi sarà la società ad investire i soldi per velocizzare, acquistare immediatamente profili pronti, adibiti ad entrare dentro il sistema e far vincere la squadra. Questo è quello che deve fare il nostro coach. Non pensare a devo comprare quello, devo comprare quell'altro, mi serve quello, mi serve quell'altro. L'allenatore deve pensare ad allenare. Il resto lo deve fare il sistema. Deve farlo la piramide che lo United ha costruito. Cioè, ci sono delle persone sopra Ruben Amorim. Saranno loro a pensare all'esterno. Amorim deve pensare al calcio. Quindi quando la tua prima partita sarà qui, tra 2 settimane, starò lì. Che tipo di squadra posso aspettarmi allo United di Ruben Amorim? Allora, prima di leggere la risposta, io voglio ringraziare sto cazzo di giornalista. Sta facendo tutte le domande che avrei voluto fargli io. Io ti amo veramente tanto. È difficile dirlo, è difficile da dire. Voglio dirti cose belle, ma sono davvero onesto. Credo che vedrai un'idea, potrebbe piacerti o no. Non lo so, ma vedrai un'idea, vedrete un posizionamento, vedrai qualcosa, un qualcosa che deve raggiungere un certo livello. Ma allo stesso tempo non bisogna dimenticare che avremo solo 2 allenamenti prima della partita. Questa è la miglior lega al mondo, ma se devo dirti qualcosa, ripeto, vedrai un'idea, questo posso garantirtelo. Quindi lui un po' mette le mani avanti, come giusto che sia, perché dice: io la squadra ce l'ho in mano da poco tempo, non posso fare miracoli da un giorno all'altro, però cercherò di farti vedere qualcosa, cercherò di farvi vedere qualcosa. Lui parla face to face con il giornalista, ma parla al popolo. Cioè lui dice: voi tifosi, io non so come finirà la partita, potrebbe finire anche male, perché abbiamo pochi allenamenti, perché le cose potrebbero non andare nel verso giusto, ma vi prometto che qualcosa della mia idea vedrete. Quindi è questo quello che sta dicendo: io sto cercando di portare qualcosa, richiederà del tempo, allo stesso tempo aspettatevi qualche battuta d'arresto. Ma questo, raga, era ovvio. E ovviamente il giornalista incalza un po' facendo la critica a Ten Hag. Se vediamo un'idea, fidati, ci sarà pazienza e convinzione da parte nostra. E c'è consapevolezza che si tratti di un progetto a lungo termine. Quindi questa è stata una patosta ad Erik Ten Hag. Ci sono giovani giocatori come Kobe, Ahmad, Garna, Rasmus, Yoro, che stanno quasi tornando all'infortunio. C'è entusiasmo per questo potenziale? Sì sì. E qui preparatevi, perché a me veramente mi si è rizzato. Ma non voglio dire che abbiamo bisogno di tempo, perché siamo una squadra giovane. Sono preparati, sono pronti a far fronte alle esigenze di giocare per il Manchester United. Sappiamo che ci vorrà tempo e cercheremo di vincere le partite, ma dobbiamo cominciare dal primo giorno, senza paura, senza pensare che non siamo abituati a giocare così. Questo non è nella mia mente. Inizieranno il primo giorno con la nostra idea. Qualunque cosa accada, questo è l'obiettivo. Quindi continua a calcare sul fatto, lui vuole portare avanti un'idea, ma soprattutto dice: questi giovani giocatori non sono giovani giocatori che hanno bisogno di tempo, questi sono forti. Cioè questi sono giocatori giovani forti, che se tu li metti in campo con la giusta mentalità vincono le partite. Quindi va anche un po' a sbattere sulla realtà che molti dicono, no? Cioè dicono che Kobe non è pronto, che Garna non è pronto, che Ahmad non è pronto, che Yoro non è un giocatore da Manchester United che deve crescere, eccetera eccetera eccetera. Lui dice: no, io per quello che ho visto, per me questi sono giocatori pronti. Lui li ha messi sotto pressione. Cioè è questo che voglio cercare di farvi capire. Lui sta cercando di metterli sotto pressione. Cioè sta dicendo: questi, voi dite che sono giovani, ma questi sono forti. Cioè questi possono vincere, però non devono aver paura. Non devono aver paura di vincere. Non devono aver paura di dire: noi siamo forti. Li sta mettendo, tra virgolette, sotto una gogna mediatica che serva alla crescita. Perché questi sono troppo protetti in alcuni casi, alcune volte anche troppo criticati. C'è bisogno di una via di mezzo. Loro devono prendere consapevolezza che se vestono la maglia dello United, io adesso questo discorso lo faccio direttamente a Rasmus Højlund, se tu vesti la maglia del Manchester United e lo United ha speso tutti quei soldi per te, tu cazzo dentro la tua testa devi essere
consapevole che sei da United. Perché se stai lì è perché sei da United. Sbagli una partita, ci sta. Ne sbagli due, ci sta. Ne sbagli tre, ci sta. Ma la testa deve essere sempre quella da grande campione. No che ti spegni, piangi, tiri, sbatti, ti incazzi, destra, sinistra, e non riesci ad avere costanza. È quello. Lui sta cercando di far capire alla gente che i giocatori sono forti, che hanno bisogno di un'idea dietro, che l'idea lui la porterà, ma poi dovranno essere loro, cazzo, a svegliarsi. Poi viene fatta una domanda e a me la risposta non mi è piaciuta tanto, perché il giornalista gli chiede: pensi che la storia debba ispirare la squadra? E lui risponde: questo è certo, ecco perché siamo il Manchester United. Non vinciamo la Premier League, ma se chiedi, il Manchester United è il più grande club d'Inghilterra. Quindi questo fa parte della storia, non lo è adesso. Quindi dobbiamo affrontare questo problema, dimostrarlo e provare a vincere di nuovo. A me non mi è piaciuta tanto sta cosa perché stanno cercando fin troppe persone ad accollarlo, ad accostarlo vicino all'immaginario di Sir Alex. Io ve lo dissi mesi fa, anni fa, lo trovate ancora il video sul canale, non mi ricordo come si chiama. Sta cosa di confrontare, di mette sempre in mezzo Sir Alex, di mette sempre in mezzo la storia dello United, ma rotta il cazzo, è una roba tossica che manda alla rovina giocatori e allenatori. Lo United non è più lo United, punto, basta. Quindi smettiamola con sta retorica. Anche il fatto delle foto, non so se l'avete vista, il fatto che hanno messo le foto di lui che guarda il quadro di Sir Alex, stessa foto identica, spiccicata, fatta da Erik ten Hag 2 anni e mezzo fa quando è arrivato. A me non me prendete per il culo, cioè potete prendere per il culo gli altri tifosi, a me non me prendete per il culo sempre con sta cazzo di pubblicità un po' nascosta, no? Occulta. Loro non te dicono, ma ti dicono. Cioè non te dicono: guarda che Ruben Amorim potrebbe essere Sir Alex. Non te lo dicono, non te lo dicono, però te lo fanno immaginare. E quindi tu stai lì che ci credi e poi prendi la batosta. Purtroppo mi sono rotto il cazzo e sta manfrina. Io pensavo che con Inos sta cosa cambiasse. Invece la pubblicità, non so chi la gestisce sullo United, il fatto dell'ambito pubblicitario, non lo so chi lo gestisce, ma i video, alcuni video che sono stati fatti, alcune foto per me sono imbarazzanti, perché sono la replica di quello che è stato fatto a ten Hag. Sempre quella ricerca malata di andare verso un passato che non, che è passato, basta. Perché io voglio che Old Trafford venga battuto? Perché lo United deve cambiare, deve andare avanti, basta con sta cosa del passato. Il passato sta nei libri, nei libri. Vai, leggi i libri, ti informi, studi, guardi, vedi le partite. Il passato è passato. Il presente è un'altra cosa, perché il presente costituisce il futuro. Non è che tu col passato costruisci il futuro, tu col presente costruisci il futuro. Quindi basta con questa cosa di andare dietro, perché di Sir Alex purtroppo non esisterà più nessuno. Non ci sarà più Sir Alex. Purtroppo è finita. È un'epoca finita. È un calcio diverso. Era un calcio diverso. Ma soprattutto stiamo noi vivendo una situazione totalmente diversa. Io non mi faccio più abbindolare. Io non è che mi feci abbindolare dall'immaginario che il Manchester United ha creato ai tempi con ten Hag. Io ero estremamente convinto che ten Hag potesse rimanere a vita lo United. Cioè io pensavo veramente che all'età dei 35-40 anni io avrei continuato a vedere ten Hag sulla panchina dello United. Io ero estremamente convinto di questa cosa, perché seguivo ten Hag, sapevo chi era, conoscevo il suo gioco, la sua personalità, il suo modo di fare, ed era proprio quella persona per me. Era adatto, era perfetto. Purtroppo è stato divorato. È stato divorato dai media, è stato divorato da chi ha cercato di farlo cascare, tra giornalisti e persone che hanno fatto interviste per farlo crollare. È stato divorato anche dai suoi errori, ma è stato divorato anche dal passato dello United. È stato divorato anche dalla ricerca costante del passato, anche per colpa mia, eh. Io me ci metto in mezzo, perché credevo veramente in quell'ideale lì. Ci credevo veramente. Purtroppo ora ho smesso. Con ten Hag è stato completamente diverso per me, è stato un percorso, un'era fuori di testa, perché veramente, ripeto, ci credevo tanto. Io credo in Ruben Amorim, ma non credo che sia Sir Alex. Non credo a questa cosa che possa stare per 20 anni con noi. Basta con questa puttanata incredibile, perché poi loro lo fanno apposta. È quello che a me mi fa incazzare, perché poi un tifoso può pensarla come gli pare. Può pensare che diventerà il nuovo Sir Alex, può pensare che sia più forte Guardiola, può pensare quello che gli pare, perché il pensiero è libero. Ma tu, società, che ti metti a fare sti giochetti pubblicitari de merda per cercare di spingere il tifoso a credere ad una realtà che purtroppo non si avvererà, o al 90% dei casi sarà
fuffa, ma non perché Ruben Amorim con lo United fallirà. Non è questo che vi sto dicendo. Io sto dicendo che non potrà essere Sir Alex al 90% dei casi. Cioè, voi seriamente pensate che questo ha 59 anni, adesso ne ha 39, 59 anni, stia ancora sulla panchina dello United? A 69 anni stia ancora sulla panchina dello United? Io purtroppo non ci credo, anche se le cose dovessero andare bene. Io credo che a un certo momento Sir Alex ne era uno. Sir Alex ha rifiutato club come Real Madrid. Io purtroppo, lì c'è di mezzo non solo la storia, c'è di mezzo anche la persona. Basta, per favore, smettiamola questa ricerca tossica del nuovo Sir Alex. Perché di Sir Alex ce n'è stato solo uno e basta. Finiamola, perché mi sento preso per il culo. Dopo lui è pagato, gli viene detto fai la foto, guarda il quadro di Sir Alex e te scatta la foto così la pubblichiamo. Fai il video dove giri come faceva Ten Hag, no? Che guardava i monumenti storici, le cose della storia dello United, eccetera eccetera, così che dopo lo pubblichiamo. Lui è pagato, deve stare zitto, lo deve fare. Ma questa stessa cosa fatta a Ten Hag. A Ten Hag è stato fatto pure una foto, non mi ricordo, un video dove leggeva praticamente una sorta di libri, no? Dove leggeva dei libri sulla storia dello United. Follia. È stato creato un immaginario apposito a livello mediatico. E stanno facendo la stessa cosa con Ruben Amorim. Io mi auguro con tutto il cuore che questo allenatore abbia il carattere, perché Ten Hag è stato affossato anche per quello, abbia il carattere per resistere ad una pressione che inizierà. Perché quando ci sarà la prima partita, raga, ci sarà una pressione intorno a quest'uomo disumana. Noi dobbiamo supportarlo, dobbiamo credere, dobbiamo essere realisti, obiettivi, ma in questo momento dobbiamo supportarlo, soprattutto alle prime difficoltà. Chiudiamo questo video con le ultime parole, perché il giornalista gli chiede, manda un messaggio ai tifosi. E lui dice, questa è una grande responsabilità, è stata la mia unica scelta, perché penso di sentire davvero quanto sia grande questo club. E poi farò tutto per la squadra, difenderò i miei giocatori se devo, sempre, contro tutti. Questo è un punto chiave per me, cercherò di fare di tutto per mettere questo club nel posto a cui appartiene. E credo molto che ci riusciremo. Speriamo, Ruben, speriamo.